primavera esplode tutto intorno a noi e in montagna le ultime nevi si sciolgono al sole lasciando spazio a prati verdi e pascoli. La Pasqua in montagna ha un fascino speciale perché è qui che la natura riesce a dare il meglio di sé. Tra gli splendidi paesaggi delle Dolomiti Trentine, patrimonio dell'umanità, la Valle di Primiero fa la parte della principessa, con il borgo di Fiera di Primiero meta preferita per gite fuori porta o vere e proprie vacanze di primavera. Già da sabato il borgo di Fiera di Primiero si vestirà a festa grazie agli allegri mercatini di Pasqua, con le montagne a fare da quinta naturale, l'antica contrada sarà ornata a festa con fantasiose sculture di fieno. Lungo le vie del centro si potranno degustare i prodotti locali, ma il programma prevede anche visite guidate, passeggiate con i pony, gite in carrozza e la schiusa delle uova tanto attesa dai bambini. Anche il parco Paneveggio Pale di San Martino si prepara a salutare l'arrivo della bella stagione con l'evento Primavera in Val Canali, in programma il 24 e 25 aprile. Queste due giornate permetteranno di scoprire in tutta quiete e lentezza, passeggiando tra le maglie, il fascino naturale di questa splendida valle dolomitica, dove gli allevatori di Primiero custodiscono e crescono le loro greggi di pecore e capre, mandrie di vacche e vitelli, gli asini usati per il trekking sommeggiato e i cavalli da tiro. Grandi e bambini potranno vedere da vicino e incontrare tutti questi animali, ma anche assistere a dimostrazioni pratiche come quella della mungitura, della tosatura, oppure la tessitura o la caseificazione e scoprire così attività artigianali e prodotti legati alla filiera della lana e del latte. Ed ovviamente non possono mancare golose degustazioni di prodotti locali, mentre anche i ristoranti e gli agriturismi della Val Canali celebreranno la nuova stagione delle fioriture proponendo per queste giornate dei piatti dedicati ai sapori primaverili.